Passiamo all'estero. Attesa a Kabul. Non è ancora guerra civile. Il presidente filosovietico Najibullah è praticamente rinchiuso a Kabul, una città intorno alla quale preme la guerriglia, che attacca spesso con i suoi razzi, provocando vittime fra i civili. E la presenza sovietica in Afghanistan è ancora troppo recente per essere un ricordo. Non lo è ancora invece per i militari sovietici e le loro famiglie. Vediamo due servizi, uno di Demetrio Volcic, appena rientrato a Mosca dalla frontiera fra l'Unione Sovietica e l'Afghanistan, e l'altro di Franco Ferrari, che da qualche giorno è tra i mujahideen afghani. Li ha seguiti mentre si avvicinavano alla città afghana di Jalalabad. La guerra dell'Afghanistan sembra già archiviata, come certi ricordi imbarazzanti. Un ordine del giorno pubblicato dai giornali sovietici ringrazia oggi i soldati che con coraggio e onestà hanno compiuto il dovere patriottico. Quindi si passa ad altri argomenti. Sul piano politico vi sono gli inviti ad un regolamento pacifico, ma insomma l'Unione Sovietica ha chiuso quella che Gorbaciov una volta definì una ferita sanguinante. Sul piano personale non c'è conversazione a Mosca in cui la gente non testimoni la felicità, la soddisfazione. Finalmente si chiude. Come scrive la letteratura della Gazzetta, una società deve sapere le ragioni per cui i suoi soldati vanno a combattere. In Afghanistan non è stato così. Una guerra dunque scarsamente sentita, indirettamente se ne parla come di uno dei frutti della politica di stagnazione. La Pravda ieri aveva fatto un paragone Chernobyl e Afghanistan, due shock della società sovietica. Il settimanale dei letterati ricorda i giovani che hanno imparato a uccidere, bruciare, distruggere. Quale sarà il loro futuro? Dovevano combattere con un esercito, quello afghano, in cui soltanto un soldato su cinque era affidabile. Gli altri pronti a passare al nemico, in ultimo addirittura reparti interi. Ecco le conseguenze di una politica che vuole esportare la rivoluzione. Così scrive un giornale di Tallinn. Finalmente è finita anche questa politica. Abbiamo appena varcato il confine pakistano. Uno striscione dà il benvenuto nel libero territorio dell'Afghanistan. Siamo a Turkam, leggendario punto di transito, il primo villaggio di frontiera. Negli edifici della polizia e della dogana si è insediato il comando dei Mujahideen. C'è un'atmosfera gioiosa, di eccitazione, di vita ritrovata. Ora che la guerra è lontana, la gente è tornata ad affluire dai vicini villaggi e dalle campagne su questa strada carica di storia. Una strada che da secoli è la grande arteria non solo commerciale, ma anche di collegamento. Turkam è stata la grande porta non solo per le antiche carovane, in tempi recenti anche per i camion carichi di merci. Sono transitati da qui interi eserciti che entravano in Afghanistan baldanzosi, con progetti di conquista, e tornavano indietro decimati. Con l'occupazione sovietica, su Turkam era calata una saracinesca. L'importante nodo commerciale è stato ridotto in tutti questi anni ad un punto di frizione con il confinante Pakistan, luogo di frequenti combattimenti tra i Mujahideen e la brigata afghana di frontiera. Dallo scorso novembre gli scontri si sono fatti più serrati e Turkam ha cambiato mano. Alcune settimane fa l'assalto finale, poi i Mujahideen hanno conquistato definitivamente la zona. Tutto si è rianimato in pochi giorni e Turkam è di nuovo un centro di traffico ed un punto di incontro. Un via vai di corriere e di camion sta già rilanciando il tradizionale mercato. Procedendo sulla strada verso Jalalabad, subito i segni della disfatta. Sono blindati e carri armati sovietici o governativi, che si erano incolonnati per rilanciare l'attacco nel tentativo di recuperare le posizioni perdute. Non ce l'hanno fatta. Ed ora i Mujahideen, cavalcandoli come stalloni domati, li esibiscono quali tappe dimostrative della loro capacità di combattenti. Questi mastodontici strumenti di ostilità, in parte bruciati o smontati, eccoli trasformati dalle circostanze in un trastullo per i ragazzi. Anche la guerra ha le sue ironie. C'era qualche inconveniente tecnico, come avrete notato, ma non è stato facile per Ferrari inviarci il servizio. Nell'ultima edizione del TG2 alle 23:15 vi presenteremo un'altra parte del viaggio di Ferrari e dell'operatore Enrico Perreca.